Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo collegare i ricevitori iBus nel Flight Controller Omnibus F4V2. In questo video userò un FS IA6B, ma il procedimento è lo stesso per tutti i ricevitori iBus, come l'FS IA10B o l'X6B. Come abbiamo visto nel video precedente, questo Flight Controller ha tre porte UART, denominate UART1, UART3 e UART6. E sono posizionate la UART 1 in questi tre pin in alto, mentre la UART 3 e la UART 6 sono all'interno di questo connettore JST. Per sfruttare le funzionalità dell'iBus non possiamo usare la porta UART 1, perché questa porta ha il segnale invertito ed è specifica per i ricevitori FR Sky, che usano il protocollo SBUS. Mentre per poter utilizzare iBus dobbiamo usare le UART all'interno di questo JST. E appunto ci serve un connettore JST che abbia 6 pin, o al limite possiamo usarne uno da 4 come farò io in questo caso. In questo video useremo la porta UART6, quindi il collegamento andrà fatto in questo modo. Partendo dall'alto dovremo collegare il cavo segnale al primo pin, che è l'RX6. Il secondo pin, il TX6, lo dovremo lasciare vuoto, mentre dovremo collegare la terra nel terzo pin e i 5V nel 4 pin. I pin 5 e 6 rimarranno vuoti. Quindi colleghiamo il cavo segnale mettendo il primo pin verso l'alto col cavo giallo, in questo modo qui, e facendo in modo che i pin 5 e 6 rimangano vuoti. Una volta che ci siamo assicurati che i fili sono messi in maniera corretta, come abbiamo detto, il segnale nel pin 1, la terra nel pin 3 e 5V nel pin 4, possiamo collegare il cavo servo al nostro ricevitore iBus. Nel ricevitore FS IA6B la porta iBus è posizionata in alto a destra e dovremo collegare il connettore servo in questo modo, col cavo segnale all'esterno, il cavo da 5V all'interno, mentre il cavo della terra a sinistra. Una volta fatto il collegamento ed esserci accertati che tutti i fili siano messi nella posizione corretta, possiamo collegare il nostro flight controller al computer e settare iBus su Betaflight. Quindi clicchiamo su Connect. Andiamo in Ports. Come abbiamo detto, abbiamo collegato il nostro ricevitore nella porta UART6. Quindi dovremo abilitare Serial RX nella porta UART6. Clicchiamo su Serial RX e poi Save RM. Quindi andiamo di nuovo su Connect e questa volta andiamo nel tab Configurazione. Una volta che siamo nel tab Configurazione, scendiamo verso il basso fino a trovare il Receiver. Qui dovremmo selezionare il ricevitore seriale e in basso dovremmo scegliere il nostro ricevitore iBus. Una volta che abbiamo messo Serial Receiver Based e iBus, possiamo cliccare su Save e Reboot. Andiamo di nuovo su Connect e andiamo a provare la nostra radio trasmittente cliccando su Receiver. Adesso accendiamo la nostra radio e verifichiamo che sia tutto a posto. Il throttle verso l'alto, ok, bene. Lo yaw, sinistra, destra, ok. Il pitch, alto, basso, molto bene. E roll, destra e sinistra, perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori iBus al flight controller Omnibus F4V2. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale.